Basta una zampa, basta poco per regalare un sorriso. Vi chiedo una piccola donazione attraverso un SMS al 45583 per aiutare i bimbi negli ospedali attraverso la pet therapy. Noi abbiamo verificato, soprattutto su bambini con deficit cognitivi, come la presenza di animali con cui prendono un primo contatto e questi animali si fanno visitare, si fanno spazzolare i denti, evoca una distrazione, un rilassamento e un protagonismo da parte dei pazienti che cercano di imitare su se stessi quello che hanno fatto agli animali. Io penso che questa sia una cosa estremamente positiva e stiamo conducendo presso la Dental School di Torino, la clinica universitaria, un progetto di ricerca che mira a verificare l'efficacia mediante dei test somministrati ai pazienti sulla soddisfazione, sul controllo del dolore e anche mediante i controlli sui neurotrasmettitori a livello ematico, l'efficacia sulla riduzione dell'ansia da parte di queste terapie. Noi qui amiamo gli animali e i cani se ne accorgono di questo. Questo crea un sinergismo tra operatore, paziente e animale che determina un'atmosfera di sicurezza e di tranquillità per il paziente. Ci permette questo di trattare pazienti anche problematici, pazienti ansiosi, pazienti con disturbi psicofisici e senza nessun problema. L'operatore così può compiere i suoi atti odontoiatrici in serenità e sicurezza. Noi siamo qua tutti i lunedì mattina e con l'obiettivo specifico è quello che di distogliere i bimbi dall'ansia dell'attesa alla poltrona del dentista. Abbiamo tre fasi, diciamo, molto pratiche di questa attività che i bimbi quando arrivano vengono a fare l'attesa qua giocando con i nostri cagnolini. Poi li accompagniamo in poltrona se è il caso, sui bimbi molto paurosi li accompagniamo in poltrona e dopo ritornano praticamente a giocare qua con i nostri cani. Oltre al gioco facciamo vedere anche ai bimbi tutti gli attrezzi che praticamente il dentista utilizza su di loro, praticamente, proprio per desensibilizzarli anche al dentista. Questo è l'obiettivo, diciamo, principale nostro, perciò di distogliergli dall'ansia dell'attesa e fargli passare l'attesa giocando con queste bellissime creature.